presentati il Galaxy Note da 10.1 pollici, il primo tablet della famiglia Note. Abbiamo ancora Ice Cream Sandwich, ma speriamo che a breve Samsung rilasci anche Jelly Bean, l'aggiornamento Jelly Bean. Come potete vedere, abbiamo un menu con la penna, gli accessori e le varie impostazioni di Samsung. Come dispositivo è abbastanza tipico a livello strutturale i vari tablet che abbiamo in commercio dalla casa coreana. Abbiamo, come potete vedere, la funzione che vede che lo stiamo guardando e non va in stand by, è attiva, come potete vedere dall'occhio. Abbiamo funzioni telefoniche, questo è questo Note 10.1 che abbiamo sotto mano, ha sia il dialer che quindi la micro sim per funzionare come telefono o come per l'invio di SMS. Anche in questo caso, come il Note 2, troviamo molte applicazioni dedicate ai bambini. Proviamo ad aprirne una. Magic Kinder ci fa collegare alla Samsung Apps, speriamo di avere connessione. Purtroppo non dobbiamo fare l'aggiornamento, lo evitiamo qua in diretta adesso con voi. Andiamo a vedere un video dimostrativo evidentemente. Bello, solita risoluzione Samsung. Abbiamo il video, questo che è il solito anche che troviamo nei diversi dispositivi Samsung, ma adesso vi volevo far vedere una funzione piuttosto particolare, il multischermo. Adesso mettiamo internet. Come potete vedere, questa è una delle funzioni più innovative e più comode che abbiamo in questo tablet. Adesso facciamo un'operazione un po' più comoda, andiamo ad aprire un messaggio, scriviamo un nuovo messaggio, prova. E adesso stiamo scoprendo in diretta con voi questo device, operazione video, vi rimetto il multischermo con S-Note. Ok, come potete vedere possiamo gestire sia tastiera, QWERTY, full touch, sia video. In questo caso è partito sia il video che l'applicazione. Apriamo S-Note. Ok, come potete vedere adesso stiamo gestendo due finestre separatamente e indipendentemente. Dispositivo ha parti praticamente tutte in plastica, non ha elementi metallici, quindi è molto leggero, ha lo slot per la micro SD, il bilanciere del volume è sopra il device, mentre abbiamo anche il tasto di blocco e sblocco del tablet nella parte superiore. Lo slot per la SIM è il solito connettore ormai universale per i tablet. Ci riaggiorneremo con la nostra prova sul campo per valutare nel dettaglio questo Note 10.1 dalle prospettive interessanti, soprattutto per poterlo provare con la penna in maniera più approfondita.